Salve a tutti amici YouTube, benvenuti o bentornati sul mio canale. Un video recensione particolarmente rapido. Di che film sto parlando? Non ci resta che Il Crimine, con Edoardo Leo, Marco Giallini. È un film un po' particolare, è una commedia particolarmente leggera. Un gruppo di amici nel 2019, amanti della storia del crimine romano, quindi della banda della Magliana, mettono in piedi una organizzazione per un tour romano dei luoghi della banda della Magliana. Un giorno, mentre fanno una specie di tour, si ritrovano a entrare in quello che era il bar della banda della Magliana, si ritrovano in un deposito di questo bar, e da questo deposito del bar si ritrovano catapultati nel 1982, quindi un viaggio nel tempo. Facciamo conto un po' di ritorno al futuro, uno strano. Da qui ovviamente tutte quante le dinamiche dei classici film dei viaggi nel tempo, sapendo determinate informazioni del passato, venendo dal futuro, che cosa siamo disposti a fare, in grado di fare, siamo disposti ad arricchirci per quanto riguarda l'aspetto economico, vogliamo cambiare il corso del tempo interagendo con noi stessi o con persone a noi vicine. Insomma, questo visto in chiave comica con appunto Marco Giallini, Edoardo Leo, ma c'è anche Gassman, Tognazzi. Insomma, è un film con attori di rilievo del panorama italiano, è una commedia leggera, io gli do un 4 perché è particolarmente carino, poi apprezzo molto gli attori che vi ho appena elencato, ed è un film che attualmente trovate in programmazione su Sky e quindi anche su Now TV. Now TV, che vi ricordo, è la TV on demand di Sky. Potete sottoscrivere, se non siete ancora iscritti, un pacchetto di prova che per 2 settimane vi dà la possibilità di guardare sostanzialmente quasi tutto l'intrattenimento, il cinema e le serie TV gratuitamente a zero, e poi decidete voi se andare avanti con i 3 pacchetti oppure decidere di disattivare un pacchetto, attivarne un altro. Potete anche attivare il pacchetto sport, che ha dei costi decisamente maggiori rispetto ai pacchetti cinema, intrattenimento e serie TV, però là avete l'opportunità, ad esempio, di seguire la Formula 1, la MotoGP, gli eventi dell'NBA, ma la stessa Serie A, la Premier League. Insomma, finisco qua, altrimenti sembra uno spot di Now TV e non la recensione di Non ci resta che il crimine. Non ci resta che il crimine, come ho detto, disponibile su Sky e Now TV. Vi ricordo la valutazione: 4 stelle, divertitevi, una commedia leggera che toglie i pensieri almeno per un'oretta e mezza circa. Divertitevi guardando questo film. Io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!